Dal tema attuale legato alla pandemia, alla neurologia italiana, all'encefalite, alle nuove terapie con anticorpi monoclonali per la cura dell'emicrania, approfondimenti sull'ictus, epilessia, nuove terapie per l'Alzheimer, un'ampia parte poi dedicata alla sclerosi multipla, tanti temi trattati nel corso della quarta edizione del congresso ELAIZ in Neurology. Due giornate, l'1 e il 2 ottobre, dedicate agli approfondimenti sulle ultime novità nel campo della neurologia, ascoltando gli interventi di voci esperte, correlatori nazionali e internazionali e ben due lectio magistralis, presente nel corso della prima giornata anche l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Abbiamo ottenuto una serie di risultati. La comunicazione è che abbiamo un mondo davanti a noi che sarà positivo per quanto riguarda i nostri pazienti con sclerosi multipla, con sempre più arricchimenti di nuovi farmaci che consentiranno di veramente modificare la storia naturale della malattia. Abbiamo una grande prateria di entusiasmo per quanto riguarda la terapia futura per la malattia di Alzheimer, perché comincia la nuova era degli anticorpi monoclonali anche per la malattia di Alzheimer. Per quanto riguarda gli altri topic, è fondamentale la strutturazione della rete stroke, confermata dalla presenza e dell'assessore regionale alla salute, avvocato Razza, e dal nostro direttore generale, di cui Caltanissetta, essendo un centro hub al centro della Sicilia, a breve noi partiremo proprio per aumentare questa offerta, diciamo, di salute per la nostra popolazione. In ultimo, ma non per ultimo, vista l'incidenza, cioè il numero delle persone affette, le nuove terapie per la cura dell'emicrania. Quindi anche in questo caso abbiamo degli anticorpi monoclonali che cambiano realmente la storia dei nostri pazienti, soprattutto delle forme che non rispondono alle terapie tradizionali. Intanto è stato riconfermato alla guida regionale della Società Italiana di Neurologia il medico Michele Maria Vecchio, nonché direttore del reparto di neurologia del Sant'Elia e del Dipartimento di Medicina Ospedaliera dell'Aspe Nissena e presidente del congresso. Il problema di una società scientifica è quello di rendere pratico e quindi usufruibile alla fine a chi? Al paziente, tutto quello che noi riusciamo a sviluppare come sapere scientifico. E quindi molto spesso abbiamo tanti farmaci e magari non li possiamo usare. Ecco, il ruolo della società è quello di interagire con il decisore istituzionale, che in questo caso è l'assessorato alla sanità, e ci consente quindi di poter determinare in tempi brevi la possibilità, per esempio, di utilizzare i farmaci. Inoltre, abbiamo sviluppato di più il senso della comunità, del neurologo, creando un po' una serie di canali comunicanti tra l'accademia, cioè i professori universitari, gli ospedalieri, che poi sono, siamo quelli che facciamo l'assistenza reale ai nostri pazienti, e poi i giovani medici in formazione che devono avere l'idea che appartengono a una storia. Scriveranno la nuova storia, scriveranno il futuro, ma la possono scrivere solo se diciamo, qualcuno gliela fa leggere e le mette in condizioni di realizzare quello che io dico sempre: noi siamo perché siamo stati, ma naturalmente non ci fermiamo e andiamo avanti.